vittime del Hamas. Siria e Israele, tensioni sul Golan, scontri al confine. Siria e Israele. Roma, donna accoltellata dal marito, muore dopo 4 mesi di coma. Stadio Olimpico, scontri da tifosi, 2 feriti gravi. Scontri in Crimea, viene proclamata la Repubblica Popolare di Donetsk. Giovane donna uccisa assieme al suo bambino di 3 anni. I corpi sono stati ritrovati toccati dalla madre della donna. Roma, uomo uccide la moglie a martellate davanti ai figli di 9 anni. Sono attualmente 13 per quelli carichi di migranti che il moto vedente della guardia di Tira sono sofferenza. Carolina Picchio, 14 anni, si è lanciata dalla finestra di casa, era bestemmiata da un branco su Facebook. Un militare ucraino resta ucciso in assalto a Vinici Crimea. Il conflitto entra nella fase militare. Piemonte, uccide nonni e zii e ruba per acquistare droga. Arrestato da Capogrande, il padre Quattiselli, era da 52 anni. Nigeria, attacchi dei ribelli in 3 villaggi, oltre 100 morti e decine di feriti. Omosessualità, ragazzo che è pugnalato 66 volte al coraggio. Firenze, a fuoco una fabbrica cinese, inquirenti, è doloso. Donna crocifissa, ha confessato Alessandro Vitti, idraulico di Firenze. Idraulico di Firenze. Ragazzi, e tu, puoi evitare di sculettare?
Che vuoi, che ti procuro una minigonna? Solo che ti fa la barba. Ragazzi, la settimana prossima c'è lo spettacolo. Vediamo di non fare figure, se no la scuola non ci paga. Ed ora 5 minuti di pausa e si ricomincia. 5 minuti? Ci avessimo riposato troppo assai. Mi hai mandato col cielo due volte. Io? Non credo proprio. No, perché se volevi un contatto più diretto, basta dire hotel e tuo gruppo. Tesoro, punto primo è ancora la bocca sporca di latte. Punto secondo, se fosse successo davvero, dovrei purificarmi con il fuoco. E infine, per il contatto che intendi tu. Beh, torna a casa che internet ti sta aspettando. Valentina, ora mi sono un po' come Steve. Mamma, ma non sapevo dove va a cominciare. Se vado dove aveva cominciato lì, ho visto bene. Sì, ragazzi, ma io non avevo mai visto così tante belle ragazze tutte insieme. Sì, insomma, tutte in una sola volta. E com'erano le giadre, silfide che si libravano nell'aria, con una delicatezza che li contraddistingue. Luca, ma che ti mangiate? Non ti puoi stampare per lasciare la parola. Ma lasciate stare. Quello si è innamorato. Già! Che la madre l'ha vista? Eh sì, ma quello mo sta uscendo di casa. È come quando porti a fare la pipì al cane. Si ferma vicino a ogni albero. Uè, cinema con la cacciottina. Sapete qual è? Che quelli a voi non vi allusciano proprio. Troppo la puzza sotto al naso. Ma poi avete visto come stavano vestite? Firmate da capo a piedi. Secondo me costa più la borsa che quello che ci tiene. Ma quando mai la borsa è più pazza di lei? Mi pareva sfilati di Dolce e Gabbana. Dolce e Gabbinetto, semmai. Ma io mi riferisco alle ballerine. Sì, insomma, avete visto come ballavano al ritmo di musica, portando in trionfo tutta la felicità che avevano dentro. E che si vedeva che erano felici, perché sorridevano. Ah, ma capito, erano contente e stavano ballando. A me mi parevano più zombie. Ma comunque non c'è mica sempre bisogno di fare un romanzo per esprimere un'idea. Lo so, è che io, sapete come sono, ho sempre paura di essere frainteso, cioè di non essere capito, e quindi tendo più volte a ripetere tutto quello che... Noi abbiamo capito benissimo. Ma no, però sono di una curiosità. Ma tu fai così, però innanzi un guaglione. Non ti fidate mai quando ti picchia la pensione. Hai ragione, è per questo che sto facendo allenamento. Sì, mi metto davanti allo specchio, che sarebbe quella cosa che ripeto la tua immagine, e quindi ripeto più volte tutto quello che... Ecci! Vado a farci parecchio, come si sta zitto. Vai! Ma che stai dicendo? Lo sai come sono fatti, no? Sì, sono scemo. Ma è possibile che voi litigate sempre? O parlate di femmina, o vi sfrugolate. Yeah. Vedete che vi ha portato zio Nicola? Meno male che c'è zio Nicola. È in momenti come questo che sono fiero e orgoglioso di appartenere a questa... Non ci pensare, Luca, non ci pensare. Qua, Nico, e che ti sei perso? Fino a 2 minuti fa qua in mezzo era pieno di femmine. Ma che ridono un po'? No, a me niente, però sai, per gli amici. Comunque stavano proprio messe bene. Che fisico che avevano, che muscolatura. E che bicipiti, tricipiti, quadricipiti, seicipiti, Cosa? Non esistono questi bicipiti, tricipiti, seicipiti. Esistono solo i primi tre. Gli altri potrebbero essere dei neologismi inventati per simpaticamente... Hai visto cosa innesca? Ma questo ci vuole un'ora per farlo parlare, una giornata per farlo stare zitto. Prova a vedere se riesce a trovare il dottor Buffo stesso. Vedi, deve essere quella cosa cilindrica tra la testa e le spalle. Ma prima un po', che se no c'è sto. Andiamoci a fumare la sigaretta, che stiamo bene, bucca da vuoto, prima un po', no? Che si sta facendo? No, mi tengo fa. Aspetta un attimo. Lo sapevo! Hai visto? Avevo ragione! Ma che pezzo di... mi stare zitta! Roberta, ma che è successo? Con chi ce l'hai? Non abbiamo capito niente. Io lo sapevo che la faccia monete alla Treu, ma non pensavo fino a questo punto. Ah, ma non sono per lei, eh.
Mi hai preso per retina! Sono retina! Retina no, forse pazza sì. Roberta, dai, sei nervosa. Andiamoci a prendere un caffè e ne parliamo. Un caffè? Sì, pazza, che la c'accini? Meglio una camomilla. Io dove non voglio un caffè, la camomilla, che è la grande! Roberta, faccia almeno capire, chiama vattro. Veramente, io borro la violenza. Ma era per dire. A chi? A nostra buffangela! Ah, ti cambia best friend! Che è una bella figlia! Spessa! E le è caduta la corona! E tu? È inutile per fare carino! Hai capito un poco? Veramente non abbiamo capito niente! Se non ci spieghi... Quell'infame di Angela se la fa con Alberto! Il mio ragazzo! Mi hanno appena mandato una foto mentre si baciano! Oh, che cosa strana! Loro che si dicevano migliori amici! Veramente, la definizione giusta era fratelli. Evidentemente hanno scelto l'incesto. Ragazzi, non mi sembra proprio il caso. Chiamo Roberta, in fondo te lo dovevi aspettare. È vero, me lo dovevo proprio aspettare. Mi vado a prendere un caffè con Angela. Angela mi ha accompagnato a farti regalo. O a volte, io li lasciavo da soli mentre lavoravo. Ma che cretino che sono stato. No, penso che Mirella non intendesse questo. In verità, volevo dire, se magari ti fossi tenuta un po' più libera dalla scuola, dalla palestra, dal lavoro, da questo spettacolo. Sì, ho capito. Avresti avuto più tempo per lui? Gli avresti dato le attenzioni che meritava. E lui non avrebbe cercato rifugio tra le braccia di qualcun'altra. C'è capito, ma mo' colpo, fossami! Non del tutto. Certo, lei ha sbagliato. Ma pur tu, a carne e carne. E poi Alberto è un bel ragazzo, è normale che prima o poi cadesse in tentazione. Veramente, in tentazione già c'era caduta con Anna e Sabrina. Ma gli ha detto che era ubriaco. Appunto, quelli non vanno considerati come tradimenti. In questa foto mi sembra abbastanza giusto. Sì, ma voglio dire che prima o poi nella vita tutti quanti tengono le corna. Mo che vuoi fare? Lo vuoi lasciare dopo tutto questo tempo? Io struppiassa esso. Ma perché? Secondo voi non lo devo lasciare? Ma no, parlaci. Vedi che ti dice, ascolta le sue ragioni. Perché mo se capitasse a te? Ma che c'entri, insomma? Chiamo Roberta, hai risaputo che l'uomo è cacciatore. E poi pensano in questo modo, lui alla fine torna sempre da te. Ma che state dicendo tutti e tre? Che siamo nel 1800 o in un'area in mezzo alle basi? E io poi dovrei sopportare tutti i tradimenti e maltrattamenti. Solo perché poi lui mi chiama in lacrime, dice che è cambiato, mi manda i cioccolatini. Ma io ci un faccio, ci faccio vedere un po'. Ma calmati. Ma non fare la zingara provinciale. Se avessi voluto fare la zingara, avessi cominciato a costruire a tutte e tre. Roberta. Guarda, quello mi fa talmente incazzare che non capisco niente più. Ma dove sta il mio zaino? Liamo, Cristo, non devi dare soddisfazioni. Non vedi che le cose le dici solo per far ridere a quelle quattro soggiuettole? Quelle oche, non me le nominare proprio. E ci passa capo e mura. Raga, ma questa moda chi è? A giudicare dal livello di cafonaggine deve essere per forza di... Guarda un po', avevi proprio ragione. Io non sapevo che l'avevi presa tu. Ciccio, questo colore non ti sta bene, ti sbatte. Beh, almeno a lui lo sbatte solo il colore. Bella, sta tranquilla, a lei ci penso io. Scusa! Hai ragione! Ma non do pesa, capo! E da quando hanno aperto le gabbie del pollaio? Da quando hanno aperto anche le fogne, sei uscita tu. Ma non c'è niente interessante da fare del nostro fatto, non c'è. Il vostro premio minore della pausa tortura. Piccolino, si sente trattato male. O che fai a chiamare il preside o la mamma? Comunque la colpa è vostra. Perché vi mettete in mezzo? Carmela non ce l'aveva con voi. C'è una parola che forse non rientra nel vostro vocabolario. Si chiama amicizia. Ah sì? E che fate quando state insieme? Vi mettete lo smalto? No, si mettono i capelli. Ma smettetela! C'è per fare le modelle davanti allo specchio? No? Cristian gli racconta dei fidanzatini. Ragazzo, non mi fa rispondere. Ringraziate che Cristian è il signore, se no... Vuoi dire una signora? Ma lo sapete che mi avete proprio scocciato? Oh, che paura, mo si graffia. Non abbiamo mai capito se fai forse come gli uomini o piante come le femminucce. Siete sicure che questa è l'unica cosa che vi interessa di Cristian? A noi risulta che a tuo ragazzo interessavano altre cose. Lo faccio vedere come combini. Vabbè, forse è stato un po' esagerato.
Ma Giulia Sentini? Sì, dai, mi avete provocato voi. Scusami? Sì, non stavano facendo niente di male. Ma tu da che parte stai? Ma da nessuna, è che... Zitti tutti, c'è un allungamento, la corte si rivolta. Cretina, ti rivolto io, una gomma nucazzettina. Mi crescerà almeno 10 centimetri. Comunque Susi aveva ragione, noi stavamo per i fatti nostri. Volevate rubarvi la possibilità di Carmela. Ma ora fai. Ma che vostra pezzo? State facendo un casino per niente. Via, andiamoci. Comunque, la vostra è una mania di mettervi in mezzo. Pure Bullo ci tenono addosso. È vero! È vero, lasciamoli stare a questi pezzenti, andiamocene! Dove l'hai chiamato? Perché? Hai detto qualcosa di sbagliato? Prova a ridirlo! Ricchione! Stavo tutto il giorno a mangiare. Ma se facciamo due risate, senza niente voglio prego a morire. Ma vi lasciamo come te scella. Ragazzi, vi prego, fermate! Fermi, fermi! Hai ragione, sono riccione, è vero? Non rubo, non drogo! Non ho mai fatto male a nessuno, ma mi piacciono quelli del mio stesso sesso. E per gente come voi è un crimine ancora più grave. Mentre, secondo me, è grave poi che ci siano delle persone che apertamente denigrano e osteggiano quelli come me. Sono fidanzati, sposati, e poi mi vengono a cercare su Facebook chiedendomi le cose più assurde. Io non sono come loro, non ho mai preso in giro quelli a cui tengo, se non quando ero convinto di aver cambiare, che ero malato. Sono riccione e me? Devo lottare contro di voi, ma state scherzando. Io sono quello che sono e lo sono alla luce del sole, senza eccessi e senza ipocrisie. Voi potete dire lo stesso? Diamo un cenno, voglio più un caffè. E che è venuto a fare? Ha detto che non ti vedeva, che non ti ha visto arrivare, si è preoccupato. Ma secondo me qualcuno gliel'ha detto che stavi qua. E mo dove vado? Dove mi nascondo? Fabio, ma se lo affrontassi, dopo tutto non fai niente di male. No, ma veramente noi non l'abbiamo visto. Veramente a me Giulio ha detto che era in cortile. No, era in cortile, ma mo se n'è andato. Anna, è inutile, eccolo là. Papà, che ci fai qua? No, veramente che ci fai tu qua? Io... Sami, dobbiamo portare il pranzo, dobbiamo rimanere qui ancora per un po'. Sì, Pasquale si sta massacrando. A proposito, Fabio, dopo dobbiamo portare l'amplificatore per la canzone. Ma allora sei cretino. E dillo che lo fai apposta. Ragazzi, adesso basta, per favore, So bene io che cosa è buono per Fabio. No, ma veramente, gliel'abbiamo chiesto noi, lo perdoni, per favore. Fabio doveva per forza fare lo spettacolo, ma ha detto che è l'ultimo che fa. Ma non è vero, signore Smeraldo, Fabio ama cantare, è nato per cantare. Sarebbe sciocco imporgli qualcosa di diverso. Ragazzi, vi ho detto di non mettervi più in mezzo. Quello che decido io dovrà fare Fabio, e quella è la cosa giusta. Papà, ti prego, è vero, cantare è tutta la mia vita. Quando mi sveglio, quando mi addormento, io non faccio altro che pensare a questo. Ed è ciò che mi riesce meglio. Perché non vuoi capirlo? Io non voglio andare all'università. Sarebbero soldi sprecati e tempo sprecato. Non voglio portarmi anche questo scrupolo di farti spendere soldi inutili. Papà, ti prego! Fabio, però tuo padre ha ragione. Ora come ora, quante persone ci sono che stanno a cantare ma vivono in mezzo ad una strada? Oggi vivi con loro, ma da grande? Sì, è vero quello che dici, ma non ci sono altrettanti laureati costretti a fare i camerieri. Un mio cugino è architetto e, per arrotondare, fa dopo scuola. Un altro è commercialista e lavora in uno studio gratuitamente da 2 anni per fare esperienza. Ma almeno una preparazione specifica, universitaria. Ma infatti Fabio dovrebbe continuare a studiare, a fare corsi. Ragazzi, la vogliamo finire per favore? Ho detto che io so cosa è giusto per Fabio. Questa è la cosa giusta. È per il tuo bene, papà. Ogni cosa che faccio per te non va mai bene.